C'è stata una manifestazione di Aviano, sì, che ne so, mai dare niente per scontato, magari qualcuno di voi del TG1 non arriva tutto. Ok, e questa manifestazione che insomma è stata abbastanza movimentata, ci sono stati, c'è una nutrita rappresentanza insomma un po' svilisce insomma quantitativamente l'evento, c'era un sacco di gente dell'Aquila abbastanza arrabbiata che è venuta a Roma. Voi sapete che in questi giorni già c'era stata un'altra manifestazione il 16 giugno degli aquilani all'Aquila contro, perché adesso agli aquilani non gli basta che hanno avuto il terremoto, gli hanno detto vabbè fino adesso vi siete divertiti, adesso tornate a pagare le tasse, sia le tasse da oggi in poi sia le tasse che non avete pagato in questi mesi, perché è capitata sta cosa, l'abbiamo sospeso momentaneamente, ma adesso gli aquilani hanno detto beh no, noi non lavoriamo, quasi nessuno di noi lavora, non c'abbiamo una lira, che tasse paghiamo, e hanno pensato di occupare l'autostrada. Questa cosa non la sapete perché di questa veramente non ne ha parlato nessuno, questo è accaduto il 16 giugno, questa che è una tegola che... E allora loro dice facciamo una cosa più grossa, andiamo a Roma a farci vedere, e sono arrivati a Roma e volevano andare un po' dappertutto e hanno trovato un'accoglienza un po' particolare. Ora io che mando questo video, questa cosa funziona se, adesso io scendo da sto palco, magari vengo più prossimo, se mi fate domande, se mi date anche risposte, interpretazioni sulle cose che vedete, curiosità, dubbi, critiche, eccetera, eccetera. Va bene? Fate sì con la testa? Sì. Yes. Ok. Maestro, allora quello... Perfetto. Vediamo se funziona tutto. Odio l'estate. Vogliamo avvicinare al Parlamento a chiedere giustizia per gli aquilani, la ricostruzione, l'abolizione delle tasse, non vogliamo niente di più degli altri terremotati. Io vorrei una casa, vivo in un camper, non va bene, non la voglio, datela agli anziani e bambini, ma almeno datela. Io vivo volentieri in un camper senza corrente, senza doccia, non me ne frega niente, almeno per gli altri. Non ce la facciamo più. Però chiediamo ai mass media onestà, cominciate veramente. Venite! Fate 5 minuti, poi ribloccate, non potete inchiodarci per un'ora qua. Ma io che c'entro che sto lavorando, io che ci manifestiamo contro il governo, ma io che c'entro. Applauso!
giovani, siamo te lo chiedo per favore, i giovani della mia generazione stanno andando via. Bravo, Bersani, tira fuori le foglie, cazzo, tira fuori le foglie, le cose che diciamo, che chiediamo, che l'organizzazione insomma aveva deciso che i pullman aspettassero i terremotati a Ponte Umberto. Ora, per chi non è pratico di Roma, quello non è un posto dove ci si organizzano manifestazioni o raduni di manifestanti. L'hanno buttati là dicendo vabbè, là non daranno fastidio a nessuno. Nessuno aveva pensato che a 100 metri da quel parcheggio c'era la Protezione Civile, che era il posto dove sarebbero andati per primi i terremotati. Uno di loro, avete visto, quello che ha la maglietta gialla, si è accorto, gli è parso vero come un'ape impazzita, qua c'è sta l'ape, le api dappertutto si manifestano, quindi uso questa metafora. E uno gli è apparso vero, è andato là, ha detto scusate, aspettate un attimo, che per pullman c'è tempo, veniamo qua, e si sono sfogati come avete visto. Tra l'altro non c'era neanche la polizia davanti, l'hanno chiamata dopo, quindi hanno trovato tutta la polizia ovunque, sparsa per Roma, magari dove neanche serviva, e là. Questo per dire la promessa che non è una minaccia, ritorniamo, questi ritornano. Ritornano perché insomma gli aquilani in questo momento sono, per quello che gli è successo purtroppo, e loro sono i primi a stupirsene, un esempio diciamo di cittadino, forse l'esempio migliore che si può vedere in questo momento. Cioè questi hanno veramente un sentimento di comunità, di gruppo che insomma diciamo si è perso. Ma comunque adesso non vorrei tediarvi troppo, vanno che persone hanno fatto queste immagini? Il confronto che voi non volevate fare ma che Ignazio vi ha costretto a fare a porte chiuse da UDM, che così è sicuro, e poi bruciano la cassetta, non la danno a nessuno. E che Marino ha vinto? Che ha fatto Marino? A ridirlo va sfonnato, tutte e due. Ah, va detto. Quante ci hanno fannato o ci sei venuto? Mettendo